bene, andiamo avanti. Allora, non siamo più in loser quarter final, siamo in loser semifinal. Quindi al volo vado ad aggiustare sto schifo, devo andare ad aggiustare tutto. Quindi datemi un attimino che devo mettere tutte cose, perché siamo un attimo nel wrong. Allora, la GSS con skin blu scuro, che è la quarta. Sì, devo giusto setappare. Papi. A posto, vediamo un po' che torno, smettono le cose. Ok, siamo già ad una buona percentuale da parte di entrambi. Sappiamo che Matteo ha tantissima difficoltà a stare contro APR, ma saranno... Ai, peccato per quel setup, perché l'app B sarebbe probabilmente costato lo stock. Infatti Vero non aspetta a farsi sentire, ma questo up smash basta per poter far tornare le cose in maniera tranquilla. Guarda come gliela conta! Guarda che spettacolo! Tantissima pressione da parte di entrambi, molto molto più paziente il signor Matteo che sta cercando di fare in modo da cercare delle finestre per poter aprire dei setup. Il DI spettacolare nel frattempo da parte del signorino, no, che non è un 3-0 ragazzi, siamo ancora al... Ok, perfetto, nel frattempo si è recuperato anche questo stock. Ciao! Anche questo è il signor Filippo, mi sa. Sì, questo è il signor Filippo. Salve! Allora. Situazione di secondo stock nel frattempo che per il signor Pierre, ma non so se questa cosa è già successa, semplicemente stiamo andando avanti di stock, ma mi sembra di aver visto uno stock perso fino un attimo fa. Piccola combo nel frattempo per il signor Matteo, che sta aspettando di essere un pochino più paziente, lo stiamo vedendo molto meno agro oggi, e questa cosa infatti mi ha costato il game di prima. L'ho battuto in un 3-2 davvero davvero combattutissimo, sono contento che sia stata così sinceramente, perché stavo spegnendo il cervello una certa, ma va bene così. Bene così, perché sto veramente prendendo l'abitudine. Carino questo downbeat che nel frattempo ha connesso, siamo nel frattempo con un 93%. Il serbi comunque non basta, infatti arriva dritto il back throw in punish. L'abbi comunque non connette, fa in modo che le cose tornano esattamente come stavano prima. Siamo kill percent da parte di entrambi. Volendo un piccolo abbi veramente setappato bene, peccato per quell'angolo però, perché è costato lo stock al signor Pierre. Nel frattempo siamo di... una piccola situazione di pressione comunque da parte sua. Sembra che il controllo sia comunque di Pierre nonostante tutto. Va bene comunque vedere che in tutto questo ci sia, esatto, tutto il... tutta l'aggressività che ci stavamo aspettando da parte sua. Però Matteo non aspetta a farsi sentire, infatti continuano ad alzarsi un minimo le percentuali e stiamo vedendo davvero davvero qualcosa di carino in questo momento. Non ho mai visti così affiatati in game questi due, perché è davvero difficile che Matteo riesca a tenere testa a Pierre, questa è generalmente la situazione. Invece dopo aver spudoratamente asfaltato me, sembra che sia completamente in condizione di farsi redimere anche in questo caso. Personalmente, per come se la sta giocando, io sto facendo un tifo assurdo per il signor Matteo, ma non lo dite in giro perché in realtà non dovrei tifare. Mi sa che l'ho cuffata. Cazzarola! 1-0 per il signor Matteo. Ragazzi, non lo dite in giro mo che finisce questa live. Cioè, sì che ci sarà la trasmissione passata, ma io adesso vorrei uscire di qua e comunque salvare la faccia. Quindi non andate a dire in giro che mi auguravo che vincesse qualcuno, perché poi succedono queste cose. Ma andiamo avanti. Situazione identica rispetto a prima. Piccolo momento di apprezzamento e rispetto per il tag del signor Pierfrancesco, che ha solo che cose rispettose da dire al mondo. Pier sembra molto convinto a volersi redimere dopo quest'ultimo piccolo flop, perché sono stati due SD a portare via questo game purtroppo, e sarebbe andato in maniera diversa se si fosse garantito un minimo di spazio in più, e sta cercando infatti di far capire chi comanda sullo stage. L'up B basta per poter fare in modo da dare pressione e far effettuare un SD a Matteo, che comunque con un up B non avrebbe fatto in modo da tornare on stage, ma da un B sotto con un up B probabilmente ci sarebbe riuscito. E sicuramente è stato un momento di un intruglio momentaneo a metterlo in queste condizioni. E comunque si fa sentire anche questo 70%. Il signor Pierre non vuole darla a bere e continua a dare tutta la pressione possibile. Arriva a connettere, non connette la B, peccato, perché se non fosse stato per quello scudo sarebbero state ammazzate per entrambi. Sense Vivo versus Lara Croft bionda, esattamente.
deathmatch è fatto di queste cose. Abbiamo anche senso di per sé. Allora questo non è mai arrivato. Carino il backer che porta avanti anche questo stock. Fino a pieno non vuole fare in modo che questa cosa arrivi in porto. Non ha accettato quegli SD e ha tutte le intenzioni di fare in modo da connettere tutto il resto. Una fine nel frattempo porta ad un buon 90% questo suo primo stock, che non ci sta dicendo nulla, ma che quantomeno sta certificando la volontà di Matteo di comunque cercare di tenere duro nonostante questa situazione inusuale. Ai ai. E a fronte di tutta questa di questi piccoli shenanigan, comunque abbiamo già un buon 60% per questo ultimo stock. Ovviamente dovesse arrivare il tristock di VR, questo potrebbe essere l'occasione giusta di poter far capire che tipo di pressione stavo parlando prima. Ma sarà una B a portare questo stock. E siamo back in the game per il signor Matteo. Potrebbe significare tutto o niente. Abbiamo capito che anche Matteo ha un'idea molto molto chiara di come stare addosso all'avversario. Quindi se adesso si dovrebbe trattare di dare più pressione, saprebbe esattamente come stargli sotto. Questo up B sarebbe potuto costare un bel punish, ma riesce ad arrivare uno scudo abbastanza in tempo. Sarà questo a fare in modo da aprire una finestra? A quanto pare no. Shield poke nel frattempo con il backer, e probabilmente il ferro sarebbe bastato per poter connettere all'ultimo stock. E sarà lo shield break con la B a garantirsi un secondo up B e a chiudere il game con classe. Che ha tutte le intenzioni di cacciare i denti in questo momento. Dopo una serie di switch nel game precedente, ha tutte le intenzioni di prendere il suo NES e completamente annichilire l'avversario. Oh shit boy, tanta roba. Dai allora, domani è 26? Sì, giusto? Sì, domani è 26. Che cosa c'è domani? Barriera oggi pure? Oddio, non ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Paruppappa. Carini questi servi da parte del signor Fiera. Sarebbe costato lo stock se avesse connesso un minimo. Infatti Downer continuano ad arrivare. Sarà un primo SD per via di quel side B. Prime piccole imprecazioni. Oddio santo. Mi sembra di capire che quel primo side B abbia completamente gimpato il salto e Matteo non se la vorrebbe da bere. Abbiamo dato di Q. Oddio santo. Matteo, di Q di Matteo, gli ha gimpato il salto con il primo.